Salve a tutti amici di TV6, in questa puntata ci troviamo sulla Costa dei Trabocchi, uno dei punti più importanti e affascinanti della regione Abruzzo. Visiteremo la Punta d'Erci con il circolo ippico Jack O'Neill, quindi questa avventura la faremo a cavallo. Seguitemi! Oltre ad Alberto, in questa passeggiata mi seguirà lui, Angelo Granati, mio figlio, e il nostro amico Stefano Danteo. Piacere, Giulio, lui è proprietario. E lei invece è Maria. Ciao! Maria, anche la proprietaria. Ci porterà lei oggi sul cavallo, eh? Quindi andiamo, ci affidiamo a te. Certo, andiamo. Seguitemi, seguitemi. Ciao Alberto! Ciao Giova! Eccolo, lui è uno dei caballeri che ci accompagnerà oggi in questa passeggiata, ok? Sì. E cosa, qual è il percorso che ci farai? Partendo qua dal maneggio seguiremo tutti dei sentieri interni per arrivare proprio su Punta d'Erci, sul promontorio, e daremo un'occhiata alla spiaggetta di Mottagrossa e ci soffermeremo a guardare il trabocco proprio di Punta d'Erci, e poi penso che insomma ci riaffacciamo qua visto anche l'orario. Siamo, tra l'altro, l'orario è il tramonto, quindi questa esperienza la faremo veramente in un orario perfetto, anche tramonto, tramonto pieno, proprio per i colori. Andiamo, andiamo. Ti porto a vedere il mio cavallo. Che cavallo hai? Vabbè. Io ho un incrocio, sicuramente c'è di mezzo l'argentino, è un cavallo pesante di montagna, e adesso vedrai. Che bel colore, quindi è un pezzato. Un pezzato. Bellissimo. Qui è Temistocle. 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 Bello. Da quanti anni? Ok, da quanti anni lo monti? Io lo monto da un anno e mezzo. Senti, ma quale emozioni ti provoca quest'arte? Perché poi alla fine tutti gli effetti sì, un'arte. È stupendo. Quando cerco un attimo di pace e di tranquillità, vengo qua. E scarichi la testa, di sì, tutto. Sì. Di tutto. Temistocle, eccolo. Tra l'altro io anche monto da ormai 15 anni, ho un andaluso stallone e so quindi benissimo le emozioni che ci danno questi animali. Io penso che l'arte equestre in generale sia quell'arte che metta di più in simbiosi l'uomo con l'animale. Quando un uomo monta un cavallo, quando un uomo sale sul cavallo, il cavallo gli trasferisce parte della sua libertà. È un binomio. Praticamente sembra quasi di volare e il proprio corpo entra proprio in simbiosi con il corpo del cavallo. Quindi quando noi ad esempio muoviamo le spalle, si muove la parte anteriore del cavallo. Invece quando muoviamo il posteriore, si muove la parte posteriore del cavallo. Quindi c'è questo proprio binomio, simbiosi totale, uomo-animale, che porta proprio a muoversi e a ragionare come un cavallo. Pensate che emozioni che riesce a provare provocare quest'arte e a provare soprattutto il cavaliere. Certo. Stefano, qual è il tuo cavallo? Dovrebbe essere quello. Il Baio? Sì. Ok, allora andiamo, avviciniamoci, facciamo un po' di conoscenza con questo cavallino? No?
grazie, grazie amore. Wow, che bel colore, che bel cavallo. Alberto, quando hai iniziato a montare a cavallo? Io non ho iniziato da molto, sono più o meno 3 anni che vado a cavallo. Quindi sei un giovane cavaliere? Sì, sì, okay. Sì, sì. Però mi piace tantissimo. La monta che pratichi qual è? La monta americana, la Western. La Western. Che è una tipica sella Western. La classica proprio, sì. Americana, bellissimo. Tanta, sì. Storia e cultura dietro questa tipologia, sì, di monta. Sì. Che tra l'altro non tutti sanno, ma deriva direttamente dall'arte equestre classica italiana. Tant'è che la stessa sella, il pomo qui davanti, sì. È molto simile alla sella pallino italiana, antichissima. Eccolo Angelino sul cavallo. Maria, che abbigliamento ci consigli per venire... Ma qui a cavallo? Sicuramente un pantalone lungo, comodo, magari il jeans, magari un pantalone di sportivo, una scarpa chiusa, così come questa che c'ha il nostro Angelo qui, va bene. Ti mettiamo la scarpa, spingi verso terra il tallone e in su la punta. E un altro cavaliere sale sul suo cavallo. Vedete con quanta accortezza Maria sistema le staffe. Qual è la giusta lunghezza delle staffe, Maria? Dipende dal tipo di sella che usa. La sella americana deve arrivare la panca ad altezza del piede, invece la sella tracker, lascialo cadere naturale. La sella tracker porta la lunghezza della panca alla caviglia del cavaliere. Siamo pronti per partire in passeggiata, dai, andiamo, che sta scendendo il sole. Andiamo. Stefano, bene, bene, sto bene. Angelo, bene. Stiamo avvicinando piano piano con questi splendidi cavalli alla punta d'Erci. Dove ci troviamo adesso? Bellezza di Punta Bella, la giungi del faro, il porto e dopo andiamo verso il promontorio di Punta Bella. Oh, guardate qui chi ci è venuto a trovare, i cinghiali, eccoli, vedete? Ok, ti seguo. Questa viene chiamata la piccola terrazza. Che dà su Punta Penna, perfetto, questa è la costa. Dove mi porti adesso, Maria? Questa Punta Terra, la magica Punta Thank you.
pezzo di percorso al galoppo, però volevo specificarvi che questo percorso è aperto a tutti perché viene fatto al passo, quindi anche i principianti possono tranquillamente partecipare a questa avventura, a questa esperienza in Abruzzo senza rischiare o avere problemi. Anche diciamo perché che le escursioni sono personalizzate, in base al cliente che abbiamo di fronte si fa il percorso e si decide l'andatura da portare. Ci hanno raggiunto anche gli altri membri di questa emozionante avventura in Abruzzo. Angelo, tutto bene? Sì. Eccoci, Alberto. Continuiamo il nostro giro in una natura sempre più selvaggia. Si vede che ci troviamo all'interno di una riserva naturale. Quale miglior mezzo se non andare a cavallo per riuscire ad apprezzare ancora di più questa natura? Il nostro giro a cavallo procede benissimo. Stiamo tra l'altro vicino alle famose vigne del Monte Pulciano Abruzzese, uno dei vini più buoni della magnifica Italia. Finita la nostra esperienza a cavallo, adesso vedrete volare uno dei miei falchi sulla costa dei Trabocchi, su uno dei trabocchi più belli della costa abruzzese. Andiamo! Ci troviamo ora con Domenico Rattenni dell'associazione Abruzzo Adventure. Domenico e la sua associazione fa sperimentare l'Abruzzo Wild in una maniera molto interessante. Parliamo di rafting ma anche di torrentismo, due attività che si uniscono alla natura e mettono a contatto diretto l'uomo con questo incredibile scenario. Domenico, mi spiega meglio che cosa è il torrentismo. Allora, il torrentismo è un'attività fluviale che si fa a corpo libero, è un misto tra salti, nuoto, trekking e sì, la cosa bella è che ce l'abbiamo proprio a livello naturale, proprio in paese. Quindi i clienti arrivano, fanno il check-in, portiamo gli spogliatoi, gli diamo tuta l'attrezzatura che consiste nella muta integrale, giubbotto, casco e poi un po' di buona volontà e voglia di adrenalina. Una domanda che sicuramente ti hanno posto varie volte, ma è pericolosa come attività o è aperta e accessibile a tutti? Allora, diciamo che è accessibile dai ragazzi dai 12 anni a salire, quindi non è molto difficoltoso, bisogna non aver paura delle altezze perché variano dai 2 metri, qualche salto anche da 6. Ovviamente i salti più alti, quando le persone hanno paura, abbiamo delle scalette dove possono scendere e proseguire. E comunque adatto anche alle famiglie, vengono tantissime famiglie con bambini e si divertono da morire. Perché le persone dovrebbero sperimentare questa attività, secondo te? Ma perché è un'attività che non tutti possono fare. O fai un canyoning estremo, corde, imbraghi, invece questo è tipo quasi un parco avventura, però con acqua, pozze e nuoto, quindi non è facile trovarlo in giro. Io direi che a questo punto noi invece possiamo sperimentare il rafting. Seguiteci. Eccoci qua, siamo appena arrivati all'Abruzzo Rafting. Siete pronti, ragazzi? Oggi pronti.
Andiamo, andiamo. Allora, scenderete insieme agli altri con un vostro gommone, e le guide stanno di là, e scendete, saranno tre gommoni, uno è vostro per oggi. Ok, perfetto. Quindi fate tutte le riprese, tutte le domande alle guide. Ludwin! Ludwin! Eccolo, vi presento il capo guida. Sì, capo guida che gestisce le guide. E tecnicamente sul fiume Aventino, ve lo assicuro io, è il numero uno. È vero, Ludwin? Certo. Me l'hanno detto tutti, anche i precedenti. Io personalmente lo so perché anch'io sono venuto qui una volta e c'era proprio lui che ci ha accompagnato. Appunto, la discesa. Sì, sì, e non siamo morti, quindi è andata bene. Sì, sì. Notturna, tra l'altro, è stata veramente un'esperienza incredibile, molto toccante, no? Con la luna piena, tra l'altro, il giorno. Sì, sì. Vabbè, quello di solito lo facciamo sempre con la luna piena. Perfetto, andiamo allora, okay. Cominciamo la vestizione. Sì. Perfetto. Eccoci qua, siamo pronti per questa esperienza. Angelo, sei pronto? Sì. Ok, salvagente messo. Prendo anch'io il mio di salvagente. Stefano? Prontissimo. Come la vedi oggi? Bene, oggi ci divertiamo. Temperatura perfetta. Non vediamo l'ora di buttarci in questo straordinario fiume insieme alle nostre guide. Ci stiamo avviando nel punto di ritrovo dove partiremo, e quindi alla base del fiume praticamente partiamo dall'alto e piano piano riscendiamo giù, piano piano per modo di dire, perché certo, sarà abbastanza veloce. Quanto dura in tutto il giro? Allora, diciamo che il giro siamo su un'ora. Andiamo. Sul fiume, pronti e carichi per questa nuova emozionante avventura. Questa è la mia seconda volta qui. La prima sono venuto di notte con la luna piena. Ricordo
una nebbiolina, un clima veramente bello, molto affascinante, però viverlo anche di giorno è emozionante, è bello anche questo. 4,6 km completamente immersi nel verde, guardate bene che cosa abbiamo intorno. Anche questa esperienza del rafting è giunta al termine, vi consiglio di visitare Palena insieme all'associazione Abruzzo Adventure per provare anche il torrentismo che adesso andremo a vedere. A presto! 3, 2, 1, vai! Ottimo!